Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alex2001 e oggi siamo su Dragon Vale. Non so se conoscerete questo gioco, comunque si tratta di... è un gioco di allevamento draghi per chi non lo sappia. Adesso vedrete un po' di cose appena finisce di caricare. Vi faccio vedere un po' questo gioco, vi faccio vedere il mio parco e tutto. Allora, questo è il mio parco, quello che potete riuscire a vedere adesso. Abbiamo il nostro tutto. Intanto riscuoto i soldi dagli habitat. Questa è l'area di Kairos per fare le missioni e mandi un drago e poi c'è un... Quando finisce il tempo ricevi un premio. C'è anche un messaggio dei social. Queste sono le alcove per far ibridare i draghi. Non è uscito. Una schifa. Ancora scuro. Andiamo avanti a riscuotere i soldi. Era arrivato qui. Ragazzi, volevo dire riguardo a questa serie su Dragon Vale, vi volevo dire che oggi che sto registrando questo video è il 1º marzo. Non so quando riuscirò a farlo uscire questo video, quando lo vedrete voi, ma ho intenzione di portarvi un video al mese su questa serie, perché è un gioco che non devi giocare tutti i giorni, c'è solo da... È solo da controllare, cioè io ci gioco tutti i giorni, più volte al giorno, 3 o 4 lo controllo, ma da far vedere i video su YouTube assolutamente non è una serie da fare più volte alla settimana, ma direi che una volta al mese ci sta, così mostro ogni volta le novità. Di ritorno drago acqua marina. Potrei anche comprarmelo, che ho le big gemme, però sì, ne ho 1636, quello che costava 1475. Allora, sì, non fate caso ai lag, perché è un gioco abbastanza pesante che lagga anche se non registra, quindi è un gioco pesante, quindi. Comunque ragazzi, dopo i bug audio delle altre volte con altri giochi che stavano succedendo, di cui stavo facendo video, che sentiva rumori strani, ho capito cos'è, è il telefono che ha dei problemi ha dei problemi nella presa jack. Quindi io avevo attaccato un microfono esterno e a quello avevo attaccato un kit audio delle casse. Ma non... Però visto che ci sono questi problemi che fa poco contatto ultimamente, non so perché, adesso questo video lo sto registrando senza attaccato niente, vuol dire che la mia voce si sente dal microfono del telefono e l'audio esce dalla cassa di sistema del telefono senza problemi.
Quindi spero che sentirete a un buon volume, che è abbastanza basso, ma poi nel video si sente, in teoria. E niente, volevo farvi vedere anche di questo parco tutte le mie uova che metto in esposizione, che sono un'isola e mezza circa, quest'altra metà, dove c'ho qualche habitat che mi avanza da mettere in un altro spazio, e queste sono le cascine delle delizie per coltivare il cibo. Poi invece di qui, su un'altra isola, ho tutte le decorazioni a tempo limitato che nel mercato compro. Qua c'è questa che non sapevo. Faccio così e la compro solo perché ha tempo limitato. E la piazzo qui adesso. Adesso ce n'era un'altra. No, ho visto male io. Le altre cose da comprare qui nel mercato, qui sono a livello 57 come avrete visto, e insomma perché ci gioco da un anno più, non lo so, un gioco che mi piace, che mi hanno consigliato i miei amici, e ci gioco da tanto tempo, non smetto mai. Con questo gioco potrete fare l'accesso con Facebook in modo da regalare gemme ai vostri amici e riceverle se te le regalano. Tu regalando gemme non è che le perdi, puoi regalare al massimo 3 gemme al giorno, ma se compri l'albero bonsai, non mi ricordo bene il nome, non mi ricordo neanche dove l'ho messo. Vabbè, comunque, e puoi inviare 6 gemme al giorno, costa 100 gemme, però io l'ho comprato tanto. Comunque, cioè sì, ecco, anche vi mostro nel Dragonarium un po' i draghi che ho, almeno in termini di numeri. Ad esempio, in totale ho 189 draghi su 269, e i draghi epici che interessano a molti, ne ho 59 su 111. Cioè, interessa a molti sapere quanti ne sia, non so se è tanto italiano questo. E i piedistalli che ne ho 158 su 266. Che non è che sono tutti quelli, io tengo i doppioni, non li vendo mai. Per questo che mi riempie tutto lo spazio di uova. Il mio barco, sì, lo so, non è bellissimo, anzi, fa schifo. Posso dire, sì, fa schifo. Perché metto tutti gli habitat più ammassati possibile per risparmiare spazio, anche se ho due isole vuote. Quelle qui, una e due. Due isole vuote, è bloccato il gioco. Ok. Anche se ho quelle due isole vuote, io ho ammassato tutti gli habitat in modo da non lo so perché. Ma al posto di mettere delle decorazioni in mezzo, come ad esempio i sentieri che sono molto carini, ma io non voglio mettere, non so perché. Non c'ho voglia. Niente, non ho più da mostrarvi e da dirvi in questo video, per questo primo video di questo gioco, se non che comunque questo gioco include degli eventi che appunto accadono, vengono in occasione delle festività, ad esempio
schermata di caricamento che avete visto prima è già in previsione dell'evento di Pasqua che sta per arrivare. Non so precisamente quando inizia e quando finisce, però vedrò se riuscirò a farvi vedere se nel prossimo video sarà incluso l'evento. Se riuscirò a farvi vedere l'evento un po' come. Spero di sì, non lo so. Se dura fino a fine mese, perché faccio i video una volta al mese, oggi è il 1º marzo, quindi per l'inizio mese, diciamo, faccio video su Dragon Vale. Comunque basta, è tutto per questo primo video su Dragon Vale, è tutto appunto. Scrivetevi, commentate, lasciate un mi piace. Se vi è piaciuto il video, spero di sì, e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti.